Ballaro, ballaro, uoio. Ballaro, ballaro. E ballaro, ballaro, uoio. E ballaro, bravam, bam, bam, ballaro. Guardando la primavera dell'antico centro di Palermo. E c'è qua cate cutalia, e cu venne a bagnana bella melodia. Che dà magia quel piccolo mondo che vive sotto i policromi tendoni, escludendo dall'altra parte la visione di sole e balconi. Io quando vengo a Ballarò, alle 6 del pomeriggio me ne vado a Santa Chiara a giocare con i ragazzini. Cioè, a me non interessa il fatto che io abbia giocato fuori o sono, tra virgolette, quella che sono, perché io sono Pamela Conti, la ragazzina che è cresciuta in questo quartiere, e sono una di loro. Per me Palermo non esisteva. Io ho vissuto solo qui, solo a Ballarò. Non conoscevo il Politeama, non conoscevo il Massimo, non conoscevo niente che non fosse Santa Chiara o Ballarò. Quindi quando sono arrivata a Sassari, per me è stato traumatico. E io chiamavo a casa tutti i giorni e dicevo: mamma, voglio tornare a casa, voglio tornare a Ballarò, voglio i miei amici. E lei mi ha detto: no, quella è la tua strada, piangi, prima o poi asciugherai le lacrime e andrai avanti. E io dovrei trovare un paese che mi possa dare tutto quello che mi dà Ballarò. Dove trovi? Non esiste. Però a Ballarò mi manca quello che mi può dare la stabilità di un paese come quello svedese, come quello russo, quello spagnolo. E cosa faccio? È un grande dilemma. Quando vado fuori di questo quartiere mi manca la gente solare, mi manca poter scendere e non sentire la confusione, andare a comprare il pane caldo. Cioè, io ho giocato in Russia, non c'era niente, diceva, ma non ne sogno. Cioè, mi affacciavo e vedevo solo neve. Io sono andata all'estero perché avevo fatto una promessa, e sono una donna di parola, perché io avevo promesso alla Torres che dopo la Torres non avrei mai giocato con una squadra in Italia contro la Torres. Sono stata 2 anni a Valencia e 1 anno a Barcellona. E sono stati 3 anni più belli della mia vita, dopo quelli della Torres ovviamente, sia a livello calcistico che a livello umano. Se un giorno dovessi tornare a Valencia o a Barcellona, ho una casa dove dormire. Ho 2 rimpianti. Uno, quello di non essere andata al Potsdam l'anno che mi aveva richiesto, che poi ha vinto la Champions League, sempre perché in quegli anni ero un po' stupidina. E poi quando mi aveva chiamato l'Arsenal, che quell'anno ha vinto la Champions League, e non sono andata perché non capivo l'inglese. Apprendere nuove lingue ti apporta sicuramente un arricchimento sia personale che culturale. Hai la possibilità di conoscere gente nuova che fino a 10 anni fa non avrei mai pensato di conoscere. E poi per me girare il mondo e conoscere gente nuova, fare esperienze, è tutto. Io non parlavo in italiano, venivo da Ballarò. Qui sappiamo tutti, se parli in italiano ti prendono in giro. Adesso sono arrivata lì e mi hanno fatto un'intervista e io cercavo di tradurre il palermitano all'italiano. Mi hanno preso in giro, hanno riso di me. E da quel giorno in poi ho detto: non permetterò mai più a nessuno di prendermi in giro perché non parlo in italiano. Del sud siamo passionali, facciamo tutto col cuore, ci teniamo in modo particolare e soffriamo la fame, tante cose che loro non capiranno mai. Cioè, quando noi giochiamo, cioè, a macumannare noati è inutile e non ci facciamo mettere i piedi in testa di nessuno. Forse a volte questo è il limite, perché tanti ragazzi non accettano questa cosa e tante volte dovremmo stare zitti. Però alla fine tu sei cresciuto in un modo e difficilmente cambierai.
sicuramente non ho mai mancato di rispetto a nessuno, però anch'io c'ho una testa calda, quello non è, forse quei numeri 10 un po' così estroversi, ed io sono una di quelle, anche se con il tempo ovviamente poi capisci determinate cose, ragioni un po' di più, ma all'inizio della mia carriera anch'io ho fatto delle cassanate, dai. Quel numero 10 per me rappresenta la fantasia, il campione, perché comunque se guardiamo tutti i giocatori al maschile, Totti, Del Piero, Maradona, Pelé, e io quando venivo a Santa Chiara dicevo, sono mediata 10 un gioco. Tu sei nata col 10 e il 10 te lo devi portare dietro, anche se ti dico la verità, a me piace il 10, però ho sempre preferito il numero 8, perché l'ha portato mio fratello maggiore, lo porta Daniele più piccolo, e per me l'8 rappresenta l'infinito. Per me Santa Chiara è la mia seconda casa, perché io tante volte non pranzavo nemmeno e venivo qui. Perché di solito chi arriva prima gioca per prima, anche se io non avevo bisogno di questa cosa, perché anche se arrivavo in ritardo dovevo giocare, cioè litigavo con tutti, ma dovevo giocare per prima, la prima partita era la mia. Il campo non era così, da noi il campo era ancora in cemento, la palla rimbalzava male, però giocavi fino a tardi, cioè adesso ci sono le scuole calcio che i bambini giocano un'ora, un'ora e mezza. Io giocavo dalle 3 del pomeriggio fino alle 8 di sera. I veri campioni sono nati e cresciuti in mezzo alla strada. Io non toglierei mai quella mentalità ai bambini. Si è persa quella amicizia, quella cosa che all'oratorio, in mezzo alla strada, che purtroppo a casa non puoi, no, non ce l'hai. Per me il calcio è la liberazione. Per me il calcio è la medicina, l'antidoto per dimenticarmi tutto quello che c'è fuori. La forza più grande è il pallone. Per me è solo il fatto che io ho l'obiettivo, che quella palla deve entrare in rete. Non ce n'è. Non ce n'è. È la cosa più bella. È come realizzarti nella vita. Cioè, io mi alleno tutta la settimana per far gol. E quindi io lavoro ogni giorno per arrivare al mio obiettivo. È quello che faccio nella vita. Ya Pamela Conti, ya Igraio Football, Italia, ya Shivu, Palermo.